La tubercolosi, oltre ai polmoni, può colpire altri organi del corpo. La forma di tubercolosi nota come TB extrapolmonare colpisce organi diversi dai polmoni, tra cui TB ossea e articolare, può causare dolore e tumefazione delle articolazioni e delle ossa. TB della cute, può causare lesioni cutanee simili a quelle della lebbra. TB del sistema nervoso centrale, può causare sintomi come mal di testa, convulsioni e problemi di equilibrio. TB del tratto genitorinario, può causare sintomi come sangue nelle urine e dolore durante la menzione. TB del sistema digestivo, può causare dolore addominale, diarrea e perdita di peso. La forma extrapolmonare della tubercolosi è meno comune della forma polmonare, ma può essere più difficile da diagnosticare e trattare. È importante che queste forme di tubercolosi siano individuate e trattate il prima possibile per evitare complicazioni e danni permanenti. La tubercolosi, nota anche come TB, è una malattia polmonare causata dal batterio Mycobacterium tuberculosis, noto come bacillo di Koch. La TB è altamente contagiosa e può essere trasmessa attraverso la tosse, lo starnuto e il contatto stretto con una persona infetta. Oggi approfondiremo la TB del tratto genitorinario. Prima di proseguire con le informazioni medico-sanitarie, ti chiedo 2 secondi del tuo tempo per chiederti di mettere un like e di iscriverti a questo canale e condividere. Grazie a questo piccolo gesto, crescendo possiamo offrire contenuti ancora più informativi sulla salute e la medicina. La tubercolosi del tratto genitorinario, TB-GU, è una forma rara ma grave della malattia, causata dal batterio Mycobacterium tuberculosis. La TB-GU colpisce gli organi del sistema genitorinario, tra cui i reni, la vescica, le tube di Falloppio e l'utero. La tubercolosi del tratto genitorinario è meno comune rispetto alla forma polmonare della malattia, ma può essere più difficile da diagnosticare e trattare. I sintomi della TB-GU possono essere simili a quelli della forma polmonare, come la febbre, la sudorazione notturna e la perdita di peso, ma possono anche includere sangue nelle urine, dolore durante la menzione e dolore pelvico. La diagnosi di TB-GU può essere difficile da effettuare poiché i sintomi possono essere lievi o assenti, e i test di laboratorio standard, come l'esame delle urine, possono non essere in grado di rilevare la malattia. Una volta diagnosticata, la TB-GU richiede un trattamento a lungo termine con farmaci antibiotici. I sintomi possono includere dolore durante la menzione, sangue nelle urine, aumento della frequenza della menzione, difficoltà a iniziare la menzione, dolore nella zona pelvica o nella parte bassa della schiena, febbre e sudorazione notturna, perdita di peso e perdita di appetito, stanchezza e debolezza. Tuttavia, questi sintomi possono essere simili a quelli di altre malattie, pertanto è importante rivolgersi al proprio medico per una diagnosi precisa. La prevenzione della TB-GU è simile a quella della forma polmonare della malattia e comprende l'igiene personale, l'evitamento del contatto stretto con le persone infette e la vaccinazione contro la TB. La tubercolosi genitorinaria è curata da un medico specializzato in malattie infettive o in tubercolosi, come il tisiologo. In alcuni casi, può essere necessaria la collaborazione di un urologo o di un ginecologo per gestire i problemi specifici legati all'apparato genitorinario. Il trattamento della tubercolosi genitorinaria include l'uso di farmaci antitubercolari per combattere l'infezione. Il trattamento può durare da 6 mesi a 1 anno o più, a seconda della gravità della malattia e della risposta del paziente al trattamento. È importante seguire attentamente il trattamento prescritto per evitare complicazioni e garantire una guarigione completa. Per diagnosticare la tubercolosi genitorinaria, il medico può utilizzare una combinazione di test diagnostici, tra cui analisi delle urine, può rilevare la presenza di sangue o di batteri nell'urina. Cultura delle urine, prelevando un campione di urina e facendo crescere i batteri in un ambiente adatto, si può determinare se i batteri presenti sono quelli della tubercolosi. Esami del sangue, possono mostrare segni di infezione o di danni agli organi. Radiografie, possono mostrare segni di danni ai reni, alla vescica o alle altre parti del sistema genitorinario. Biopsia,
prelevamento di un piccolo campione di tessuto per l'esame al microscopio. Test di Mantoux, un test cutaneo che può indicare se una persona è stata esposta alla tubercolosi. Test di PCR. La reazione a catena della polimerasi è un test che consente di identificare il DNA del batterio, della tubercolosi in campioni di sangue, urine o tessuti. Questi esami possono aiutare a confermare la diagnosi di tubercolosi genitorinaria e a determinare la localizzazione e la gravità dell'infezione. Stai cercando l'urologo e otisiologo specializzato più vicino a te? Cerca sul sito www.doctorbox.it oppure su www.socialdoctor.it oppure su www.studiopronto24.it. Questa è un'idea di Uma Innovation. Iscriviti a questo canale e condividi i nostri link. Su YouTube clicca sulla campanellina. Questo ti aiuterà ad essere sempre aggiornato con le nostre informazioni medico-sanitarie e migliorare la conoscenza per restare in salute con il tuo corpo. Questa è un'idea di Uma Innovation. Se sei un dottore specializzato, puoi partecipare al nostro progetto. Vai su uno dei nostri siti. Buona giornata!